tanto il blocco di anche la Ventura che cerca un po' di spazio in lunetta, palla fuori per Cornu che è un giocatore sia in fase realizzativa sia con la precisione ma anche con la freddezza al momento in cui ha preso le triple. Cornu prova a farsi perdonare, sbagliare il primo tiro libero, uno su due in questa situazione. Poco più di due minuti alla fine del primo tempo, il lavoro di Cornu che attacca ancora Ragland, Buchi ha riconosciuto il Ragland, l'anello debole della difesa di Benza, non c'è niente di passaggio, palla che va a Cornu, si allontana Zerina, porta via anche Pini, poi riporta il blocco, deve alzarsi Cornu, capisce tutto Cornu che va a tutta velocità appoggia. Ancora Benz che non cambia però il lato del campo, tiro forzato di Cornu contro Cervi, che canestro, che da due, ma contro Nanali, prende posizione a Nosic, poco coinvolto nell'attacco brindisino, Zerini cambia bene il lato per Cornu che si alza,